La pandemia di Covid ha causato un altro grave, rilevante problema sul fronte del benessere psichico. Ha raddoppiato la depressione nella popolazione, con declinazioni diverse a seconda delle fasce di età. Perché ha raddoppiato la depressione? Innanzitutto per la cupezza che tutte le limitazioni di vita che tutti abbiamo incontrato hanno comportato nel nostro quotidiano. Perché ci ha fatto confrontare non solo con i limiti, ma anche le riduzioni di contatti sociali, che sono un grande fattore di serenità, di gioia e di felicità nella vita, di contatti anche nelle famiglie, pensiamo alle nonne con i nipotini, pensiamo ai cuginetti, pensiamo ai bambini che giocano, ai compagni di classe. A quanto è bello tra amiche raccontarsi le cose. Gli stessi rapporti di lavoro, ognuno lavora in casa, ci possono essere dei vantaggi, magari 2 giorni alla settimana, ma il farlo per mesi comporta un isolamento che è un fattore di depressione formidabile. Se poi le persone vivono sole, sono single, per mille ragioni, ecco che l'isolamento causato dal Covid ha provocato dei contraccolpi depressivi ancora più importanti. Nei giovani questo ha avuto delle ripercussioni formidabili sul senso di benessere psichico. In tutte le generazioni ha aumentato i disturbi del sonno, i disturbi del comportamento alimentare, ma in particolare nei giovani la difficoltà di attenzione, concentrazione e memoria, con una grossa ripercussione nello studio, che non è certo agevolato dall'insegnamento a distanza, anche se molti insegnanti hanno fatto veramente degli sforzi straordinari per adeguare l'insegnamento a distanza all'efficacia che hanno in aula, ma certamente la mancanza del feedback, del riscontro che ogni studente e l'intera classe ci danno viene a mancare. E quindi questa cesura comunicativa, didattica così importante, è un fattore ulteriore di potenziamento dei danni che la depressione fa sulla capacità di apprendimento. Abbiamo la fascia di mezzo che naturalmente che lavora, sia di uomini che di donne, che si trovano ad affrontare anche le molte limitazioni, anche economiche, perché magari la cassa integrazione, perché il rischio di un licenziamento non appena sarà finito il blocco dei licenziamenti stesso, e per gli stagionali, lavori in montagna, non aver lavorato per nulla. Quindi una serie di problemi concreti che hanno aggravato le preoccupazioni e la cupezza con cui il futuro si presenta. Per gli anziani, degli elementi ulteriori di danno causato dalla depressione: la solitudine, l'isolamento, la riduzione dei contatti ha provocato una riduzione di stimoli. E questo è un fattore di deterioramento cognitivo molto importante che abbiamo visto accelerato in questo anno. Ma anche questo deterioramento cognitivo porta a un elemento che è diventato minaccioso per le coppie, e questo a tutte le età: la depressione è un fattore di scarsa cura di sé. E questa sciatteria all'interno delle famiglie, all'interno delle coppie, è un fattore distruttivo per le relazioni che causa ulteriore depressione. Perché? Se il mio partner non si cura più, nemmeno un po', non si fa la doccia, non si fa la barba, non si cura, mangia smodatamente, sta in tuta tutto il giorno. Se mia moglie, la mia compagna, non si cura, ingrassa, è avvilita, è sciatta, noi diciamo anche al partner: tu non meriti più la mia attenzione e la mia cura, anche se questo è causato dalla depressione. E quindi è molto importante riconoscere la presenza di questa insidiosa ombra nera che entra nelle nostre vite e cercare di combatterla. Come? Innanzitutto, se c'è un familiare che si rende conto di questo appannamento, cercare di essere più presenti, visto che di giorno possiamo comunque camminare e muoverci, stimolare a uscire e a camminare, perché il camminare, adesso soprattutto che abbiamo queste belle giornate, è un fattore antidepressivo formidabile, perché l'attività fisica aumenta le endorfine, che sono le molecole della gioia, aumenta la serotonina, che è il neurotrasmettitore che governa l'umore, aumenta la dopamina, che aumenta la voglia di fare.
e anche la voglia di prendersi più cura di noi. In più, se torniamo ad uscire, abbiamo più cura di come ci prepariamo, ci si veste, si fa la doccia, ci si prepara meglio, perché comunque lo specchio sociale ci aiuta anche a prenderci più cura di noi. Quindi non dobbiamo cedere alla pigrizia, che è una grande nemica della salute fisica e mentale. Torniamo ad uscire. Se poi notiamo che questa depressione non è contrastabile abbastanza o in maniera adeguata con gli stili di vita e con gli affetti che comunque abbiamo, ci vuole l'aiuto di un medico competente, perché con i farmaci giusti, con la terapia appropriata, andiamo a restituire ad ogni persona la capacità di affrontare un periodo indubbiamente difficile, mantenendo il benessere fisico e psichico, e affrontare in maniera ancora più solare ed energica e positiva i giorni che verranno.